La Commissione delle Pari Opportunità, tra l'altro appena insediata, si sta occupando di molte iniziative e progetti, tra cui la prima imminente del 25 novembre, dove abbiamo pensato di realizzare un evento all'interno della casa circondariale di Castrogno, nella sezione femminile, la quale appunto la direttrice ha anche dimostrato grandissima sensibilità per l'evento. Entreremo per dare un momento di ascolto, ma anche regalare un momento di bellezza, che grazie appunto a delle professioniste che verranno a titolo assolutamente di volontariato, regaleranno dei momenti di coccole. Il tutto terminerà anche con la consegna di alcuni prodotti di bellezza da poter regalare a queste donne. Da gennaio sono 70, diciamo, le persone che hanno fatto accesso al centro antiviolenza, di cui il 30% sono donne straniere, il 70% sono donne italiane di età, diciamo, inferiore ai 50 anni, ma abbiamo anche alcune donne che hanno più di 50 anni. Circa una decina sono gli accessi effettuati in codice rosso dalle forze dell'ordine di donne e minori, ma anche, diciamo, interi nuclei familiari che sono entrati nella struttura protetta. Diciamo che l'accesso al centro antiviolenza avviene attraverso il numero nazionale 1522 e attraverso il numero istituzionale della Finice. E quindi l'intervento nel centro antiviolenza viene chiesto anche da parte dei servizi sociali, per esempio su indicazione del Tribunale dei Minori o proprio insomma, dai servizi sul territorio. La donna, diciamo, dall'ingresso, dal momento in cui fa accesso al centro antiviolenza, viene presa in carico a 360 gradi. Che cosa vuol dire? Che c'è un primo colloquio da parte dell'assistente sociale e dopodiché c'è l'invio alla consulenza legale e al supporto psicologico. Quindi si cerca di attivare un orientamento lavorativo, un orientamento alla denuncia. In questo tempo sono stati attivati anche dei tirocini formativi, sono stati attivati o rimborsati corsi di formazione alle donne vittime di violenza. È stata attivata anche la misura del reddito di libertà che viene erogato dall'INPS fino ad esaurimento fondi e che viene attuato attraverso, diciamo, l'accordo tra i servizi sociali sul territorio e il centro antiviolenza. Gli invii da parte, diciamo, l'accesso al centro antiviolenza avviene anche attraverso, diciamo, i legali di fiducia di queste donne che si rendono conto della vulnerabilità, di queste situazioni. Si può definire un quadro dunque preoccupante rispetto allo scorso anno? Sì, un quadro preoccupante è un quadro in cui, diciamo, sia come centro antiviolenza e sia come servizi sociali sul territorio, ma anche dalle forze dell'ordine, bisogna stare sempre allerta e quindi ci si deve tenere pronti a fornire ogni tipo di supporto necessario alle donne. Possiamo dire che molto spesso è la mancata indipendenza economica di queste donne che le porta in una situazione di grave vulnerabilità e quindi, diciamo, sarebbe necessario aumentare le risorse per garantire a queste donne lo sgancio dalla violenza.